giovani wannabe significa semplicemente, è una dedica un po' a noi stessi, una dedica anche a tutti i giovani, che come dico sempre non sono i giovani anagrafici, ma sono i giovani che hanno fame di esperienze e di futuro. Wannabe è un po' una sorta di termine negativo che di solito è usato con accezione negativa per indicare soprattutto in ambito artistico chi vorrebbe essere qualcosa e cerca di farlo credere in tutti i modi agli altri, uno scrittore, un musicista, un poeta, e poi alla fine non lo è. Ecco, noi giovani un po' ogni tanto ci sentiamo così, cioè ci additano come wannabe. Ma in realtà vogliamo semplicemente essere partecipi e presenti nel nostro futuro. Quindi se non ce lo danno, ce lo prendiamo in qualche modo. L'estate è un tempo complesso dal punto di vista discografico delle canzoni, perché hai da una parte tutti i grossi, grandi tormentoni che sono fatti per scalare le classifiche, magari spagnoleggianti, latineggianti, molto anche sanguigni, con una sonorità molto anche minimale, ma molto, come si dice, effective, come dicono gli inglesi. Dall'altra parte, invece, hai sempre dei pezzi, come quello che abbiamo scritto noi, che provano a entrare in questo campionato, pur non rispettando, gli stili, le regole, i dogmi tipici dell'estate. Quindi, Giovani Wannabe è questa seconda categoria, è il nostro modo di declinare l'estate. Noi che non siamo di certo animali estivi, cerchiamo in qualche modo di prendere l'estate, metterla nel cuore e poi buttarla fuori nel modo che ci è più congeniale. Giovani Wannabe rappresenta questa, è la prima volta che lo facciamo, quindi vedremo come va, speriamo bene. Secondo me è uno dei più bei videoclip che abbiamo prodotto insieme anche ai ragazzi, ai Brogas. Ci sono Francesco e Chiara che secondo me rappresentano l'amore per come lo si intende oggi. C'è un amore che ha viaggiato tanto, ha passato tante magari anche turbolenze, ma è sempre restato saldo ed è un amore che ha anche magari mutato forma, ma non si è affievolito. Questa è una cosa fantastica perché Giovanni Wannabe parla un po' anche di quell'amore lì, che può essere l'amore nei confronti di tutto, no? Non solo un amore né carnale né platonico né fisico, insomma, anche un amore nei confronti del futuro, un amore nei confronti del proprio lavoro. Però quella secondo me era la forma massima. Era la forma migliore, la quintessenza davvero dell'amore. Quindi una volta che sono entrato in contatto tramite Instagram con loro e ho visto davvero quella che è poi la loro quotidianità, perché loro sono influencer, sì, ma raccontano la loro quotidianità senza grandi filtri, cioè quello è, allora mi sono detto dobbiamo per forza contattarli per averli nel video, perché mi è sembrato un esempio talmente bello di quello che significa una relazione e davvero la quintessenza di quello che volevamo dire con Giovani Wannabe. E da questo tour mi aspetto tanta gioia, tanta felicità e tanta allegria. Sarò banale nel dirlo, però è la pura verità, nel senso che noi torniamo in tour dopo anni di assenza, sui palchi. In realtà siamo stati fortunati nella più grande sfortuna perché, siamo riusciti a trovare altri modi di comunicare con il pubblico tramite Sanremo, che sono per esempio, che ne so, le radio, un po' di televisione. Io ho scritto un libro, gli altri hanno iniziato qualcuno a insegnare, qualcuno a suonare anche in altri progetti. La musica che viveva dentro di noi è esplosa grazie soprattutto a Sanremo e siamo riusciti a fare tante cose che volevamo fare. Sono stati 2 anni molto difficili, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo contenti perché per una band poi è rischioso stare distanti, cioè ne vediamo tante che si sciolgono a livelli più o meno alti, poi comunque ormai non ce ne sono quasi più di band, quindi se ne sciolgono poche perché ce ne sono poche in partenza, però quelle che ci sono non durano. La lontananza è sicuramente un ingrediente molto, molto negativo quando si parla di band, perché tu hai bisogno di stare in sala prove, vederti. L'abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto di meno. Con questo tour noi ci aspettiamo di avere una sala prove che però ha 10.000 persone all'interno e tutti i nostri live saranno vissuti con quella consapevolezza lì, come all'inizio, quando i primi concerti, dato che non ci chiamava nessuno, erano in sala prove. Venivano magari le fidanzatine, gli amici, ed è la stessa cosa, semplicemente moltiplicata per 10.000.